signora, ho degli articoli nuovi. Dovreste... È tutto troppo tranquillo. Da quando è arrivata la Guardia Imperiale siamo al sicuro. Se ti serve un luogo in cui accamparti finché non riaprono le porte, c'è posto nella nostra cantina, al riparo dal calore. Devi scegliere la mia abilità. Il tuo amico... Mi sto recando dal Carnus. Apri le porte. Devi essere pazza. Ma se intendi lanciarti a capofitto verso la tua morte, parla col capitano David al posto di comando. È lui ad avere la chiave delle porte. Eccoti qua, consegnata a me come vittima sacrificale. Un dono da Sire Belial. Sei tu la vittima sacrificale, Magda. Per Belial sei solo un'esca per tenermi lontano da ciò che sta tramando a Caldeum. No, lui non mi tradirebbe mai. Abbattetela! Belial è il signore della menzogna, Magda. Ma non importa. Ti sei condannata a morte nel momento in cui hai ucciso Cain. Proprio all'ultimo momento, volevano sacrificarci a Belial. Lupi di ferro, riconquistate la città! Giunto al Carnus? Sì, abbiamo ricevuto notizia di un terribile massacro da quelle parti. Apri le porte. Metterò fine alla malvagità di Magda. La Guardia Imperiale è stata... Cain, la tua morte sarà... tra vendicata. Una scelta oculata. Aspettare per usare quell'abilità.
non è ancora il momento. Se hai sete, posso evocare dell'acqua. Ero venuto qui alla ricerca di un potente fantasma chiamato Gethrim. L'abbiamo trovato qui, rinchiuso nelle prigioni spirituali. Ma i cultisti mi hanno gravemente ferito nel deserto e non ho osato affrontarlo. Sta a te fare ciò che io... Libero! Ha aperto la sua presenza! Sarà libera! Non posso ancora servirmene.
buona squadra. Aiutaci! Non puoi lasciarci qui! Vi salverò! Non riesco a credere che sia finita! I rifugiati vi attendono a Caldeum. Gli dèi hanno esaudito le mie preghiere! Non temete, la congrega sarà annientata. C'è un avversario temibile laggiù. Grazie! Non preoccuparti, libereremo anche gli altri. Vorrei che fossimo arrivati prima.
Allora che giustizia sia fatta! Non importa! Mentre tu mi davi la caccia, la guardia imperiale di Belial ha catturato la tua piccola strega, Lea. Presto il suo potere sarà del mio padrone! Non posso farlo. Magda, tristi, tristi notizie. Allora che giustizia sia fatta! Non importa! Mentre tu mi davi la caccia. Non posso farlo. La strega è morta. Riposa in pace, tuo padre. Era consumata da un'ombra. Mi addolora vedere cose simili.
Sì. Con l'ultimo fiato che aveva in gola, Magda ha giurato che il suo padrone, il signore dei demoni Belial, avrebbe regnato sul nostro mondo. Ciò non accadrà mai finché avrò vita. Ehi, signora, ho degli articoli... Prima che la uccidessi, Magda mi ha detto che la Guardia Imperiale ha catturato Lea. Ma all'avamposto di Kasim abbiamo scoperto che le guardie altro non sono che i demoni serpenteschi di Belial. Allora staranno trattenendo l'imperatore contro la sua volontà. Tremo al pensiero di ciò che Belial potrebbe fare con Lea e il suo crescente potere. La nostra unica possibilità di salvare Lea è sottrarre l'imperatore alla sorveglianza della Guardia Imperiale. Ashira dei Lupi di Ferro può condurci dall'imperatore. Andrò a parlarle. Posso sembrare piccola, ma prova a derubarmi e vedrai se non ti faccio male. Sei troppo gentile.
Non capisco come mai la tua caduta abbia risvegliato i morti. Eri un angelo. Non ero un mero angelo. Ero l'arcangelo della giustizia. La mia caduta ha ridestato i morti vendicativi, uccisi ingiustamente durante il regno di terrore di Diablo. Non c'era nulla che potessi fare. Quando i miei poteri hanno abbandonato il mio corpo, non ne ho più avuto alcun controllo. Caldeum è la più grande città del mondo, sede della capitale dell'impero del Kegistan. Una grande città è davvero il gioiello dell'Est. Le sue biblioteche traboccano di tomi ancora non decifrati, di conoscenza arcana. Le strade assomigliano alle gallerie di un labirinto. È una città meravigliosa, tanto quanto misteriosa. Non so come facciano questi rifugiati a resistere. Le loro condizioni sono terribili e praticamente non hanno alcuna speranza. Dove trovano la forza di andare avanti? Gli umani sono forti. Le sofferenze non ci spezzano, anzi, ci rafforzano. Lo spirito umano non cesserà mai di sorprendermi. Ah, avverto nell'aria la presenza di Belial. Scorgo la sua ombra dietro gli occhi tormentati. Odo la sua voce mentre sussurra menzogne al vento. Non gli serve condurre un'armata in città. È già sua. Che sensazione provi a tornare a Caldeum? Mi ero ripromesso che non sarei mai più tornato. Eppure eccomi qui. Per via di quello che accadde a tuo padre? Per via di quel che è accaduto a me. Certe ferite non si rimarginano. Ma non per questo bisogna rigirare il coltello nella piaga, non trovi? E poi il clima neanche mi piaceva. La mia gente è tenuta alla larga quasi dappertutto. Ma a Caldeum siamo sempre stati i benvenuti. Deve esserci davvero qualcosa che non va, se ora in città non possono entrare neanche i suoi abitanti. Qualcosa? Tu hai il potere delle visioni, dimmi cos'è che non va. È questo il modo di rivolgersi a me? Non serve avere visioni per sapere che Belial ha assunto il controllo della città. La domanda è... come? Ho tradotto uno strano passaggio del diario di Jomber. Molto tempo prima che iniziasse a servire Magd,
aveva trovato una serie di quelle che lui chiama parole chiave, nascosta in un grimorio polveroso. Afferma che nel leggere quelle parole gli affiorarono tormentosi ricordi dal passato e che da allora cominciò a diffidare dell'ordine, anche se non specifica perché. Sono pronto a leggere quelle parole e a rischiare la mia anima, ma voglio che tu comprenda una cosa. So di poter morire in qualsiasi momento, ma quando accadrà non voglio che ci siano dubbi sul fatto che stessi servendo la luce. Cercare un equilibrio non è peccaminoso. Affronteremo le tenebre che sono in te insieme. Grazie, amica mia. Ma ti prego, rammenta la tua promessa. Perché tu e tuo fratello avete scelto vie tanto diverse? In realtà siamo molto diversi. Lui è sempre stato pratico e affidabile. Di una noia assoluta, direi. Tu invece eri attirato dai guai. Ma che? Alla Gilda dei Ladri io mi ci divertivo soltanto. Non era nulla di serio. Finché non sei diventato un ricercato. Quello sì che è stato un po' serio. La città è ancora come la ricordavi? L'ultima volta che sono passato da qui è stato subito dopo aver incontrato Mira. Voleva fermarsi a dare un'occhiata alla città, ma riuscì a convincerla a proseguire il viaggio. Se ripenso ai bei ricordi che ho di Caldeum, mi sembra quasi di spiare la vita di qualcun altro. Prima ce ne andremo, meglio sarà per me. È qui che hai conosciuto tua moglie? È una lunga storia. Ci siamo conosciuti in una cittadina non lontana da qui, nei sobborghi di Kurast. Lei era... non ci crederai. Era rinchiusa in una gabbia. Tua moglie era una criminale? No. Stavano per mandarla a rogo, come strega. Hai sposato una strega? Preferirei non parlarne adesso. Le condizioni qui... Ashira, l'imperatore e la mia amica sono in grave pericolo. Devo entrare a palazzo. Ho saputo cosa hai fatto all'avamposto di Kasim e ad Alcarnus. Hai la mia gratitudine e avrai il mio aiuto. Capitano Ravan, questa donna dispone di informazioni vitali sul massacro alle terre di confine. Dobbiamo subito riferire all'imperatore. Va bene, ma non credo che lo troverete molto ben disposto. Lasciatele passare! Andiamo, vi guiderò verso il palazzo. Hai fegato a chiedermi udienza? Le mie guardie mi hanno riferito che sei tu la responsabile del massacro dei poveri abitanti del villaggio di Alcarnus. Calunnie! Quanto è successo ad Alcarnus è stata opera di Magda e della sua congrega, a servizio di Belial. Se sei innocente, allora perché una tua spia si nascondeva nelle mie fogne? Portatela qui! Lasciatemi andare! Io detesto la violenza. Guardie, rimetto la questione nelle vostre mani. Saresti venuta a salvarmi. Andiamocene prima che arrivino altre guardie. Vattene via di qui. Io coprirò la tua fuga. Grazie. Ora dobbiamo raggiungere le fogne. Ti spiegherò perché quando saremo arrivate.
stanno bloccando la strada. Dobbiamo distruggere il loro costrutto evocatore. Deve esserci un modo per accedere alle fogne da qui. Da qui si va per le fogne. Mia madre Adria è viva, ma la guardia imperiale la tiene prigioniera qua giù da qualche parte. La troveremo. Ci penso io a loro. Marta diceva la verità. Mia madre è viva. In qualche modo lo sapevo. L'ho sempre saputo. Sii cauta, Lea. Potrebbero esserci dei buoni motivi se tua madre te l'ha nascosto per tutto questo tempo.
dovremmo farci dei bagni molto, molto lunghi. Esemplari servitori, mantenete in vita la strega finché non parlerà. Il dolore le scioglierà la lingua, ma solo fino a un certo punto. Ricordate cos'è successo all'assistente del visir? È stato molto piacevole, lo ammetto, ma alla fine dalla sua bocca non usciva che un mormorio incoerente e filamenti di pus mischiati a sangue. Adria dovrebbe essere quassù. Parlaci della pietra nera delle anime. Sappiamo delle tre che gli Euradrin hanno usato per intrappolare i primi maligni. Questa a che cosa serve? Il vostro padrone Belial ha buone ragioni per temerla. Lasciatela stare! Lea, figlia mia, sai chi sono? Mia cara, per tutta la vita ti ho osservata da lontano, senza mai osare avvicinarmi a causa dei pericoli che porto sempre con me. Non è il momento per parlare. Ho sentito che tu eri presente quando 20 anni fa il Monte Arreat fu distrutto. Baal, il signore della distruzione, voleva rendere l'umanità schiava dei poteri dell'inferno, corrompendo la sacra pietra del mondo. Per quanto impensabile, mi trovai costretto a distruggerla. Non andò distrutta anche la montagna? Cerca di capire, amica. Interi mondi sono arsi nelle lotte tra paradiso e inferno per il controllo della pietra del mondo. La distruzione del Monte Arreat è stata penosa per tutti. E credimi, ho pagato un caro prezzo anch'io. Cos'è successo dopo che hai distrutto la pietra del mondo? L'esplosione che ne è seguita ha disperso la luce e l'armonia della mia natura angelica. Senza forma né corpo, ho potuto infine ricostituire la mia essenza nel regno del pandemonio. E ci sono voluti 20 anni, ma alla fine sono riuscito a tornare a casa, al paradiso celeste. Devono averti accolto come un eroe. Non direi. Ritenendo che le mie azioni avessero messo in pericolo il creato, il concilio di Angiris decise di processarmi, di processare l'arcangelo della giustizia. Capii allora che nell'imminente assalto dell'inferno, per il paradiso non ci sarebbe stata alcuna speranza. A meno che non fossi riuscito a ottenere l'aiuto degli uomini. Mi sorprende che Cain non ti abbia mai spiegato perché me ne sono andata. Sapeva che ero impegnata a lottare contro i signori dell'inferno e che dandoti a lui ti avrei lasciata al sicuro. Lui non c'è più. Allora è destino che dovessimo riunirci.
L'opera di Kane, la tua opera e la mia guerra. Secondo i testi euradrici, rimangono solo due maligni. Belial è qui a Caldeum. Asmodan deve ancora rivelarsi. Le guardie facevano domande su questa pietra nera delle anime. Ricordo di averne letto sul diario dello zio, ma non mi sembrava importante. Oh, lo è invece. È la chiave per distruggere i maligni per sempre. Fu creata dal mago Zoltunkul per intrappolare le anime dei demoni. Sì, era un Oradrim rinnegato, smembrato dai suoi confratelli prima di riuscire ad attivare la pietra delle anime. La sua testa è stata nascosta nell'oasi di Dalgur. Dobbiamo recuperarla. Per poter usare la pietra delle anime contro Belial e Asmodan, Zoltunkul deve tornare a vivere. Abbiamo salvato la madre di Lea, la strega Adria. Sostiene che la pietra nera delle anime è in grado di annientare gli ultimi signori dell'inferno. La troverò. E se gli dei vorranno, la userò per sconfiggerli.